L'iniziale attività svolta dai carabinieri era quella di ricercare una persona scomparsa in montagna. È stato fondamentale il ruolo della stazione dei carabinieri di Ponte di Legno, poiché già nelle fasi iniziali i militari avevano riscontrato una serie di contraddizioni nel racconto fatto dai tre indagati, le due figlie della persona scomparsa ed il fidanzato della più grande. Le contraddizioni hanno poi dato il via ad una più intensa attività investigativa che è stata svolta dalla compagnia Carabinieri di Breno in collaborazione con la sezione rilievi del Comando Provinciale di Brescia. Le attività di indagine svolte con strumentazione anche di natura tecnica hanno consentito di raccogliere una serie di elementi probatori che hanno definito la responsabilità dei tre indagati ritenuti responsabili dell'omicidio volontario e dell'occultamento del cadavere della ex vigilessa che era scomparsa da Demun l'8 maggio e il cui cadavere era stato ritrovato lungo le sponde del fiume Oglio il successivo 8 agosto.